Eccoci qui, vi faccio vedere la piccola configurazione di questo esperimento di germinazione delle spore di Coprinellus, che ho, fungo che ho trovato ieri. Questo vetrino. Potete vedere quel residuo sporale nero, qui è secco. E il vetrino che sta sotto il microscopio, nel microscopio sotto l'obiettivo. C'è stata messa una goccia di agar con infuso di paglia più le spore di questo Coprinellus, questo ieri sera, e andiamo a vedere. Sposto un po'. Eccole qui, le spore sono belle che germinate. Quella protusione bianca è il tubulo germinativo, cioè la prima ifa praticamente che viene messa dalla spora. E poi queste continueranno a crescere, queste ovviamente sono monocariotiche adesso. Hanno un solo nucleo dentro, quindi per poter andare a formare un micelio fruttificante, quindi fertile, dovranno formare il dicarion, lo stato dicariotico, quindi si dovranno incrociare due ife compatibili, derivanti da due spore, quindi due nuclei con fattori, gli alleli praticamente di compatibilità. Poi si formerà il dicarion. Che è quella cosa che vado sempre spesso a dire, che ha la giunzione a fibbia, eccetera, eccetera. Non tutti l'hanno, però è una delle caratteristiche. E poi dopo da lì, nelle giuste condizioni, ci sarà la fruttificazione e la formazione degli sporofiti, che produrranno altre basidiospore. È così, così continua il ciclo. E va bene, qui dal microscopio è tutto.